Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno-Avellino, il Polo Museale della Campania promuovono il concorso Design e Accessibilità previsto nel progetto La Biennale della Certosa. La Certosa di San Lorenzo a Padula, fondata nel 1306 da Tommaso Sanseverino, conte di Marsico e conestabile del Regno di Napoli, con i suoi 51.500 metri quadri, è una delle certose più grandi d'Europa e la prima ad essere fondata in Campania, seguita dalla Certosa di San Martino di Napoli e da quella di San Giacomo a Capri. La nuova mission del monumento, dichiarato patrimonio UNESCO nel 1998, è indirizzata verso un'accessibilità globale ed il concorso promosso dal Ministero e dal Polo Museale della Campania ha tra gli obiettivi quello di porsi in una condizione di ascolto nei riguardi del pubblico per rendere accessibili in una prospettiva multidisciplinare tutti gli spazi e gli eventi della Certosa di San Lorenzo. Il progetto, che verrà redatto da partecipanti, dovrà favorire la visita del monumento e garantire una fruibilità integrata per diversamente abili e non. In particolare, si legge nell'avviso del concorso, ci si propone di intervenire sul problema del superamento di sbalzi di quota all'interno del complesso di cappelle adiacenti la chiesa della Certosa, attraverso la creazione di un'opera di architettura design contemporanea. Come già per i colti ed aggiornati padri certosini, che all'epoca avevano in Napoli, capitale del regno, il luogo d'elezione per la ricerca delle più alte personalità artistiche, con scambi continui con la Certosa di San Martino, da chiamare a Padula per il costante rinnovamento del monastero nel campo dell'architettura, pittura e scultura, così oggi nel XXI secolo nuove sperimentazioni in campo artistico potrebbero creare contaminazioni positive, funzionali al superamento non solo di barriere fisiche in strutture storiche, ma sociali e culturali in senso lato. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata da designers entro le ore 12 del 10 gennaio 2016. È possibile partecipare al concorso sia singolarmente sia in un gruppo. Ulteriori informazioni sul sito www.ambientesa.beniculturali.it.